Finalmente siamo addirittura d'arrivo con questo progetto, proprio oggi che sui giornali si legge di questa legge che rende lecita l'attività dei pescatori che prendono rifiuti in mare per portarli appunto a terra. Ed ecco che questo progetto, che parte come sperimentale qualche anno fa, si trova proprio giusto per l'occasione, diciamo, in quanto abbiamo questo punto di raccolta già allestito e organizzato, per cui i nostri pescatori prima degli altri potranno usufruire di questa legge. Ora speriamo che veramente, come se ho letto stamattina sui giornali, ci saranno dei incentivi economici per i pescatori che si impegnino per questa attività, perché comunque è importante non sporcare il mare, ma ormai è importante anche ripulirlo, e chi meglio di loro che opera ogni giorno nel mare, insomma, può dare un supporto a questo problema globale. Noi abbiamo questo grosso problema a Porto Cesareo, come in tante marinerie italiane, e spesso e volentieri abbiamo ovviato a questo inconveniente attraverso delle giornate ecologiche che hanno dato degli ottimi risultati. Allora, a questo punto, perché non creare un centro custodito dove i pescatori possano conferire tutti i materiali inerti di qualsiasi tipo, plastiche, rete e quant'altro, che trovano nel mare e che spesso e volentieri vengono lasciate lì, perché, come diceva lei, hanno un costo di conferimento che non potevano i pescatori sobbarcarsi. Ora gli diamo l'opportunità in questa maniera di portare giù la roba, diciamo, fra virgolette, pescata in mare, e quindi i rifiuti di qualsiasi tipo, e magari avere la possibilità di metterli in questi contenitori che vedete qui alle mie spalle, che poi verranno smaltiti secondo legge. Quindi un'opportunità non solo per i pescatori, un'opportunità per l'ambiente, un'opportunità per il territorio. Porto Cesareo è pronto ad affrontare la nuova stagione estiva, vestendosi di nuovo anche dal punto di vista ambientale. Per cui speriamo bene, speriamo nella collaborazione comunque sempre di tutti, non solo dell'amministrazione, dei pescatori, di chi vive a Porto Cesareo, ma soprattutto dei turisti che godranno di questo bellissimo mare. Una grossa possibilità che abbiamo per salvaguardare il nostro territorio, naturalmente i nostri mari, e oltretutto per far vedere che il pescatore è attento a quello che è il suo futuro e l'ambiente.